questa storia ci sono due miti egualmente maledetti e misteriosi. Il primo è un uomo, anzi, il fantasma di un uomo, lo spettro del violinista maledetto Niccolò Paganini. E il secondo è un luogo, anzi, più luoghi, i Carruggi di Genova, che sono da sempre teatro di apparizioni, che portano tracce di presenze del passato, frutto della credenza popolare e di avvenimenti storici. Si potrebbe dire che l'apparizione del fantasma di Paganini nei Carruggi di Genova sia un po' scontata. Infatti non parleremo di questi avvistamenti, ma di uno in particolare in un luogo molto popolare nella città ligure. Racconteremo di quella volta che lo spettro di Paganini si manifestò a Palazzo Ducale. La vita di Niccolò Paganini non è stata una vita normale. Abbiamo già raccontato il suo lato scuro, dal patto col diavolo al suo essere una rockstar maledetta già nel XIX secolo, fino alla sua morte, che non è stata comune, dato che il suo volto è rimasto intatto per quasi due secoli. La storia del suo fantasma va ad aggiungere un altro pezzo di immortalità alla sua leggenda. I Carruggi di Genova sono il luogo perfetto per apparizioni spettrali, dati gli stretti vicoli, gli alti palazzi antichi e i chiaroscuri della luce che non riesce a filtrare del tutto, e molte sono le testimonianze di persone che hanno visto la figura di Paganini insieme al suo violino vagare ancora per quelle strade. Ma l'evento più strano e misterioso è accaduto a Palazzo Ducale. Il celebre violinista ligure in vita aveva già fatto visita al palazzo, più precisamente alla Torre Grimaldina, che nel 1815 ospitava le carceri. Paganini era stato accusato, con molta probabilità ingiustamente, di aver rapito e fatto prostituire una giovane fanciulla, Angelina Cavanna. L'accusa del padre della ragazza era stata mossa con lo scopo di estorcere del denaro, ma il violinista fu scagionato e liberato dietro il pagamento di 1200 lire, una cifra molto alta all'epoca. Probabilmente in questa occasione Paganini aveva stretto un legame particolare con Palazzo Ducale. La notte del 16 giugno del 1947, all'interno del salone del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale, si stavano svolgendo le riprese di un film sulla vita dell'artista genovese, intitolato La voce di Paganini, e la scena era incentrata sul maestro De Barbieri, primo violino del Teatro dell'Opera, che stava suonando il celebre violino di Paganini, costruito da Giuseppe Guarnieri del Gesù. Il violino, soprannominato da Paganini stesso il Cannone, era lo strumento originale, costruito nel 1743 e fatto riparare nel 1833, ed era perfettamente funzionante più di 100 anni dopo. L'uomo stava eseguendo il brano Le streghe, uno dei preferiti da Paganini, quando nel silenzio della sala furono udite queste parole: «Io sono Paganini, bravo, bravo, ah, le mie streghe, le streghe». Sul momento lo spavento prese il sopravvento sulla troupe, ma poi, pensando ad uno scherzo di cattivo gusto, fu chiamata la polizia, che fece un meticoloso controllo degli ambienti alla ricerca di un microfono nascosto o di qualcosa che potesse essere stato utilizzato per riprodurre quella strana voce. Ma fu tutto inutile. Nessuno riuscì a capire da dove venisse e la storia finì sui giornali dell'epoca. Prove di questa storia si possono trovare anche nei verbali originali della polizia, che sono ancora custoditi presso l'archivio dell'Ufficio Belle Arti del Comune di Genova. Più precisamente, il fascicolo 6313 contenuto nella scatola 15. Non c'è da stupirsi che questo strano evento sia privo di una spiegazione naturale. D'altronde Paganini in vita ci ha abituato ad aneddoti anche più misteriosi. Cosa volete che sia sopravvivere da spettro per un uomo che ha fatto un patto con il diavolo?